buonasera e benvenuti a Giallo Toscana. Una puntata ricca di avvenimenti in questa settimana. Purtroppo in Toscana ci sono stati due omicidi. Il primo è un vero e proprio giallo, perché un cadavere di un uomo di 53 anni è stato ritrovato senza vita sul greto dell'Arno a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'uomo è stato ucciso con numerose coltellate, specie alla gola. E alla gola è stato assassinato un'altra persona, un uomo a Prato, nella frazione La Querce, da un vicino di casa, da un amico, il quale ha ferito anche gravemente la compagna della vittima. Poi ci occuperemo, collegandoci con Grosseto, della scomparsa della giovane Elena, la ragazza di 17 anni, che dal 7 di agosto non ha dato più tracce di sé. Infine, notizie e aggiornamenti importanti, attendevamo le decisioni del giudice per quanto riguarda la continuazione delle indagini sui delitti del mostro di Firenze. Ebbene, c'è una fase, possiamo definirla, di stallo. Tutto questo a Giallo Toscana, ma partiamo da Castel Fiorentino con la squadra del nostro settimanale. Vediamo che cosa è accaduto domenica scorsa intorno alle 9.30 sul greto dell'Arno a Castelfranco di Sotto. È stato identificato l'uomo trovato morto ieri lungo l'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto, ferito a morte con un'arma da taglio. Si tratta di un 53enne, Roberto Checcucci, residente a Fucecchio. Da quanto appreso, l'uomo non era sposato e abitava insieme ai genitori. Non è ancora chiaro il contesto in cui sarebbe maturato il delitto. Secondo quanto si è appreso, tuttavia, il 53enne sarebbe stato del tutto estraneo agli ambienti della droga che erano stati setacciati in un primo momento dagli inquirenti. Le indagini restano comunque a tutto campo. L'uomo è stato ferito da diverse coltellate, due quelle inferte al collo e ritenute mortali. Sull'episodio indagano i carabinieri di San Miniato e quelli del nucleo investigativo pisano, coordinati dal tenente colonnello Giovanni Mennella, che comanda il reparto operativo. Per ora la morte di Checcucci resta un giallo. Gli inquirenti sono comunque orientati a ritenere che la vittima conoscesse il suo assassino e che sia andato ad un appuntamento, forse in una zona isolata, prima che il suo cadavere fosse abbandonato lungo l'argine del fiume, in una zona frequentata da runner e famiglie, per poi essere aggredito oppure ucciso in modo improvviso nel corso di una lite. Si tende quindi ad escludere l'ipotesi di un'aggressione a scopo di rapina, poi sfociata con un omicidio. Abbiamo allertato i soccorsi appena abbiamo visto che si trattava di una persona, perché lì per lì noi stavamo tornando, vede, da giù abbiamo scaricato un po' di legna, abbiamo il camino e abbiamo visto questa sagoma nel campo sdraiata in terra, però lì per lì abbiamo pensato a uno straccio, una maglia, un sacchetto. Poi quando ci siamo avvicinati ci siamo resi conto che era una persona che purtroppo, nonostante la tempestività nel chiamare i soccorsi, ormai non c'era più nulla da fare. Qui siamo praticamente ai piedi dell'Argine, una zona che, come abbiamo visto anche ora, è utilizzata a chi vuol camminare, vuol fare sport all'aria aperta, in prossimità peraltro di alcune abitazioni, e questo rende ancora più necessario capire quello che è accaduto e capire anche i contorni appunto di questa vicenda. Certamente noi siamo molto colpiti da questo fatto grave che ha riguardato il nostro territorio. Allora, non ci sono aggiornamenti su questa vicenda. Roberto Checcucci, come detto dal servizio, aveva 53 anni, è uscito di casa domenica mattina per fare jogging, come ci hanno raccontato, accadeva spesso la domenica mattina, intorno alle 7.30. E la sua abitazione e il luogo del delitto distano circa 6 chilometri, quindi è presumibile, facendo un calcolo di un podista, diciamo normale, che fa jogging la domenica, lui possa essere stato ucciso fra le 9 e le 10, sempre di quella domenica. Poi il ritrovamento del cadavere da parte di un altro podista intorno alle 10.30. Insomma, è un vero mistero, perché non si sa niente praticamente, né tantomeno di lui, né tantomeno dell'assassino, perché non ci sono testimoni. E la squadra di Giallo Toscana con Filippo Bellagamba, buonasera avvocato, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera.
E buonasera Massimiliano Manzo, buonasera avvocato. Buonasera, eccoci a tutti qua. E voi, buonasera. Allora, è un altro giallo, parto da Filippo, è un altro giallo, è un altro mistero, abbiamo pochissimo in mano in questi giorni immediatamente successivi al delitto. Sì, questo è davvero un giallo che mette a dura prova la capacità degli inquirenti, perché non abbiamo nessun elemento sull'assassino e forse pochi anche sulla vittima, perché mi pare di aver letto che questo povero malcapitato fosse uso a fare grandi camminate, ma aveva poca dimestichezza con i mezzi tecnologici, poco contatto col cellulare, quindi che noi sappiamo essere il primo elemento da cui poter muovere per poter ricostruire eventuali rapporti tra autore e vittima. C'è anche da dire che le indagini potrebbero essere agevolate dal fatto che fosse una vittima che si definisce in vittimologia una vittima infungibile, cioè un soggetto che è vittima perché ha un rapporto particolare, personale con l'autore. Se è una vittima invece fungibile, cioè una vittima accidentale, la questione si complica ancora di più, perché potrebbe essere davvero stato ucciso da chiunque, quindi le ipotesi possono essere molto varie e sta qui, sappiamo i tempi sono fondamentali, sta qui agli inquirenti cercare di sciogliere subito qualche dubbio, perché più passano i giorni più la pista si raffredda. Direi un vero giallo a tutti gli effetti, perché non ci sono sospettati almeno ad oggi. Vedevo sì questa cosa, detto bene Filippo, della carenza di possibilità, anche perché con i telefoni, con i social si possono risalire a dei momenti di astio o di litigio con alcune persone che qua non ci parebbero essere. C'è un dato: questo signore, che era una persona senza precedenti penali né grandi né problematiche, viveva con la madre molto anziana, non era sposato. L'altra cosa che mi sembra si potrà accertare, perché c'era anche all'inizio chi diceva che poteva anche essere stato ucciso in un altro c'è da stabilire il luogo del delitto sia quello del ritrovamento. Questo credo che sarà piuttosto semplice da stabilire, perché è chiaro che essendo ferite da taglio, fatte quindi con un'arma bianca che non è stata ritrovata, basterà vedere la fuoriuscita di sangue sul luogo, no? Quindi se vi è una fuoriuscita abbondante in quel punto dove è stato trovato, è molto probabile che sia stato ucciso lì. Se no, potrebbe essere stato trasportato il corpo già a cadavere. Dico anche che non credo, sicuramente devono esaminare qualunque possibilità, però non credo che si tratti di vittima fungibile, cioè credo che qui non si tratti di un serial killer che uccide a caso, ma che ci fossero dei rapporti ancora ignoti con la persona che l'ha ucciso. Questa è la mia, però è una sensazione, un'impressione. La vittima ha incontrato l'assassino? Ecco, la intendevo fungibile in questo senso, cioè che può essere una specie della vittima fungibile. Aveva un incontro. Vittima accidentale, cioè che abbia magari visto o assistito a qualcosa a cui non doveva assistere e quindi di conseguenza si sia trovato al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Questo potrebbe essere un'altra ipotesi, però è chiaro che, come dicevo, acuirebbe le difficoltà dell'investigazione, perché se mi trovo di fronte, a un momento di uno spaccio, per dire, e chi spaccia si sente scoperto e inopinatamente decide di uccidere, è chiaro che è ancora più complesso ricostruire la catena. Ecco, ricordiamo, chiamo di nuovo in causa Filippo Pellegamba, poi Massimiliano Manzo, che l'uomo esce intorno alle 7:30 del mattino da casa sua, come sembra facesse sempre la domenica, per andare a fare del jogging, quindi a fare una passeggiata, circa 6 chilometri fra la sua casa e il luogo del ritrovamento del cadavere. Fa capire che, bene o male, se vogliamo escludere, come vogliamo escludere, una pista serial killer, lui avesse un incontro con una persona che conosceva, o che perlomeno identificato un altro scenario, quello che magari abbia visto qualcosa che non doveva vedere. Il cliché di questo signore Roberto Checcucci è irreprensibile. Le forze dell'ordine, i carabinieri, hanno già subito indagato su problemi legati alla droga, su altre dimensioni di un mondo sommerso. Non ci sono tracce di niente che possa far insospettire gli investigatori. Sì, tra l'altro mi pare di aver capito
che non avesse nemmeno con sé documenti o portafoglio. No, quindi, perché magari si è messo in tuta e è andato a fare jogging. Quindi non potrebbe essere nemmeno un reato contro il patrimonio. Questa è la foto della vittima, Filippo. Non potrebbe essere probabilmente nemmeno un reato contro il patrimonio, cioè che ci fosse un intento di trarre profitto dall'omicidio. Quindi è davvero un caso molto oscuro e staremo a vedere, perché qui è qui la capacità degli inquirenti di cogliere ciò che noi non siamo in grado di fare. Ecco, Carabinieri, Massimiliano e Forze dell'Ordine che hanno lanciato un appello anche a tutti coloro che fossero transitati da quella zona per fare delle passeggiate, per fare del podismo, se avessero visto qualcosa di strano, di particolare, perché al momento sul greto dell'Arno, lì a Castelfranco di sotto, non ci sono telecamere di sorveglianza, quindi non si è presentato alcun testimone, quindi l'indagine non è semplice. Potrebbe essere interessante quell'ipotesi, quella pista alternativa di cui parlava Filippo, cioè di un testimone scomodo, perché salvo che poi non emergano appunto motivi diversi, non sembra una persona, poi insomma sì, la rapina è finita male, ma insomma non credo che lui si sia opposto, non aveva niente da consegnare, quindi mi sembra quello di poterlo escludere. Testimone scomodo per la tipologia dei luoghi, quei luoghi lì si possono prestare anche a cessioni, a scambio, a vendite di partite importanti, lui potrebbe aver assistito a qualcosa che poi doveva essere cancellato, essere diventato suo malgrado un testimone da eliminare. Ecco, questo potrebbe essere, perché il luogo mi fa pensare a questa possibilità. Tra l'altro anche abbastanza frequentato, perché lungo il greto dell'Arno, in quella zona, appunto, soprattutto la domenica, ci sono parecchie persone. Resta comunque la crudeltà dell'assassinio, perché numerose coltellate, quasi tutte al torace e alla gola, quindi sembra quasi una furia omicida nel vero senso della parola. Sì, questo potrebbe essere anche quello che si chiama dolo d'impeto, cioè una reazione dettata anche dalla paura di essere scoperti, oppure, cambiando completamente scenario, il fatto che ci fosse qualche problema personale tra colui che uccide e la povera vittima. Certo è che, appunto, ripeto, qui si cercherà di individuare testimoni, si cercherà di sentire tutti quelli che hanno potuto, che potrebbero dare qualche spunto, però se questo non riesce, bisognerà rivolgersi agli apparecchi tecnologici e quindi sperare che dal telefono risulti qualcosa, qualche contatto, qualche relazione. E anche l'autopsia ci potrà aiutare, perché aiutare, sì. Le numerose coltellate, mi sono capitati dei casi in cui erano, nonostante l'arma adeguata, anche con 2-3 colpi o anche uno solo a uccidere, magari l'arma non era abbastanza, diciamo, offensiva per uccidere con pochi colpi, e quindi chi voleva eliminare la povera vittima ha inferto molti colpi, quindi anche questo, eccoci, la profondità per esempio dei colpi, delle ferite sarà sicuramente un buon indice. Allora, questo era il nostro primo caso. Naturalmente, come facciamo, e vogliamo anche puntualizzare che la nostra è una trasmissione di cronaca, non facciamo né opinione né, diciamo, vogliamo processare nessuno, ci rimettiamo agli atti e alla dinamica dei fatti e cerchiamo un po' di capire quello che può succedere. Nella seconda parte un altro delitto, quello della Querce a Prato, dopo la pubblicità. Euronics vanno in scena i Magnifici 10. Vuoi la Nintendo Switch, l'unica console 2 in 1 per divertirti dentro e fuori casa a 199 euro? Può essere tua se acquisti un altro prodotto da almeno 599 euro. Solo da Euronics. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te. Per l'ambiente. Seitoscana.it. Eco bonus al 110%. Estra mobiliterà nel 2021 23 milioni in progetti e investimenti di riqualificazione energetica. E in vista di una probabile proroga alla multi-utility arrivano adesioni anche per il 2022. L'energia di Estra abbraccia tutte le squadre viola. Estra è sleeve sponsor della società Gigliata. Il marchio della multi-utility compare infatti sulle maniche della Fiorentina maschile, femminile e primavera.
Attenti alle offerte commerciali e ai comportamenti scorretti di altri operatori segnalati da clienti di Extra Energie. Extra raccomanda attenzione e ricorda che si può recedere anche da un contratto firmato. Il metano arriva a Porto Ercole. Con un investimento di 673.000 euro, Centri ha concluso il primo lotto della rete gas da Orbetello alle porte di Porto Ercole, che a lavori conclusi servirà 2.000 utenze. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Sofia CNA, da 18 anni il riferimento per la formazione a Prato e a Pistoia. Operiamo con chi sta cercando lavoro e verso le imprese, con tutti i patentini necessari e la gestione dei finanziamenti per facilitare l'accesso alla formazione. Grazie a corsi organizzati da Sofia abbiamo esperienze di successo che hanno portato all'inserimento nel mondo del lavoro e all'accrescimento professionale dei nostri corsisti. Vi aspettiamo! Ciao! È la notte fra lunedì e martedì, 29 di settembre. Siamo a Prato, nella frazione La Querce, quando un uomo improvvisamente uccide a colpi di coltello il vicino di casa, fra l'altro era suo amico, e ferisce gravemente la compagna della vittima. Un delitto terribile, perché l'uomo poi si rifugia di nuovo nella sua abitazione, il presunto assassino, è sporco di sangue, viene fermato dai carabinieri, la compagna, che non è in pericolo di vita ma è ferita in maniera grave, conferma che è stato lui a infierire sul corpo del fidanzato e poi su di lei. Insomma, il problema è che questo fermato non parla e non si capisce bene quale possa essere il movente che ha scaturito questo delitto veramente efferato e che ci riconduce anche a altri episodi di cronaca di questi giorni. Intanto sentiamo però gli aggiornamenti dalla redazione di Prato, gli aggiornamenti sulle indagini alla ricerca di un movente. Ancora mistero sul movente dell'omicidio di Mirko Congera, 44 anni, e del ferimento della convivente Daniela Gioitta, 42, aggrediti la notte di martedì scorso nella loro casa in via Firenze, alla Querce. L'interrogatorio di garanzia di Cristian Ottavi, il 43enne amico e vicino di casa della coppia, arrestato con l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio, è slittato a domani. Inizialmente previsto per stamani in videoconferenza dal carcere della Dogaia, l'interrogatorio è stato posticipato in attesa dell'esito del tampone a cui l'indagato, ancora in isolamento sanitario, è stato sottoposto per verificare un eventuale contagio da coronavirus. Difeso dall'avvocato Gabriele Braschi, l'uomo potrebbe spiegare il motivo che lo ha spinto a presentarsi a casa della coppia con un coltello dopo che tutti e tre avevano trascorso del tempo a bere qualcosa insieme. Ottavi si è scagliato prima contro Congera, ucciso con un colpo inferto tra il collo e la scapola, poi contro Gioitta, ferita alla gola e viva per miracolo. La donna si è salvata perché è riuscita a trascinarsi fuori dall'appartamento e a chiedere aiuto. Ai familiari che l'hanno soccorsa ha fatto il nome di Cristian Ottavi, che dopo poco era già in manette. I carabinieri lo hanno arrestato a poche decine di metri dal luogo del massacro, nella casa in cui vive con compagna e figli. Aveva ancora tracce di sangue sui vestiti e sulle mani. A nulla sono servite le 16 ore di interrogatorio nella caserma dei carabinieri. L'uomo non ha parlato, non ha detto una parola, non ha spiegato il motivo della feroce aggressione, non ha detto perché ha bussato alla porta della coppia con un coltello in tasca. Intanto il sostituto Vincenzo Nitti, titolare dell'inchiesta, ha dato incarico per l'autopsia sul corpo di Mirko Congera. L'esito, atteso già domani, dovrebbe fornire indicazioni più precise sulla dinamica dell'aggressione. Altri elementi potrebbero scaturire dall'esame dei telefonini delle vittime e dell'arrestato. Gli investigatori sono anche in attesa che dall'ospedale arrivi il via libera all'interrogatorio di Daniela Gioitta. La donna è stata sottoposta a un
un delicato intervento chirurgico dal quale si sta riprendendo e dunque potrebbe presto parlare e svelare il movente. Il suo compagno, qualche precedente giudiziario anche per truffa, non lavorava da qualche tempo e da tempo era disoccupato anche l'arrestato. Non è escluso che i due intrattenessero affari o attività insieme e che l'omicidio sia maturato per questioni economiche. Ecco, la chiave di volta è, siamo in attesa delle dichiarazioni della compagna della vittima ferita, Filippo. Anche qui ci fanno tornare in mente molti delitti, anche omicidi, suicidi, femminicidi che si sono consumati, quello di Lecce per esempio, sul quale io vi ingaggerò con un paio di domande, terribili. Sì, qui la situazione è molto diversa da quella precedente perché si sa chi e non si sa perché. E venendo qua riflettevo sull'importanza del movente, no? Tutti noi siamo indotti quando si ascolta una notizia o si legge una notizia del genere a capire perché questo sia successo, perché in questo caso che sia stato lui mi pare sia abbastanza evidente, nel senso che ci sono due elementi fondamentali, a parte gli indizi gravi, precisi e concordanti sul suo corpo, ma la super testimone, potremmo dire, colei che è rimasta in vita e che ha subito detto chi era stato e mi pare che abbia dato delle indicazioni assolutamente attendibili, perché poi infatti si è trovato nelle situazioni in cui era. Ecco perché dobbiamo capire perché? Secondo me per due ragioni. Una, per una ragione probabilmente di completezza dell'indagine, quindi di accertamento completo del fatto, e anche sotto il profilo giuridico può avere un rilievo perché i motivi a delinquere incidono sulla pena, cioè incidono sul trattamento sanzionatorio. Però secondo me c'è un aspetto più sociologico, cioè una sorta di rassicurazione, cioè dobbiamo sapere come mai qualcuno uccide così all'improvviso un altro e quindi si cercano motivi economici, cioè spiegazioni che diano in qualche modo, non dico che giustifichino ovviamente il fatto, però farebbero capire che ne spieghino la dinamica e che ne spieghino l'insorgenza, perché come dire, un po' da cittadini si è terrorizzati al fatto che uno un giorno si svegli e uccida un amico così dopo aver passato una serata con lui, a mangiare in ristorante. Assolutamente, può incidere appunto non solo sulla pena, poi perché è chiaro che sì, ci sono delle aggravanti e delle attenuanti che sono proprio intrise, no? dal movente e dall'elemento soggettivo che ha scatenato questo movente, ma poi anche per un discorso di accertamento di eventuali parziali o totali infermità di intendere e di volere, perché è chiaro che chi uccide senza un motivo, no? Dopo senza un movente, a cena con l'amico e la compagna, può assolutamente essere una persona che ha dei problemi psichici gravi. Avvocato Manzo, colpisce il fatto che poi l'assassino, il presunto tale, visto che lui non parla e non ha confessato le sue responsabilità, sia poi rientrato a poche decine di metri nel suo appartamento dove vivono anche la compagna e i figli. Ci sono delle grandi analogie con appunto il terribile omicidio di Lecce, anche lì, no, dopo l'assassino, dopo aver compiuto il gesto estremo, si è ritirato in casa e si è diciamo, in qualche modo ritirato in un ambiente sicuro. Ecco, qui non si capisce il momento, qui abbiamo la fortuna rispetto a Lecce di avere una persona sopravvissuta parlare. E che potrà spiegare anche eventuali dissapori, eventuali diciamo operazioni economiche che avevano insieme e quant'altro, che può aver scatenato questa furia omicida. A Lecce, avvocato Bellagamba, l'omicidio probabilmente può essere stato partorito all'interno proprio dell'appartamento, perché il giovane assassino aveva avuto una camera in affitto da parte della coppia di fidanzati, cioè avevano vissuto insieme per un certo periodo. Sì, lì diciamo in una progressione ascendente, lì siamo ancora più semplici, perché sappiamo chi è stato e sappiamo perché, ce l'ha detto lui, cioè dice che avrebbe ucciso perché per invidia, perché erano troppo felici, e questo è un movente, come dicevo agghiacciante. Prima, poco rassicurante. Agghiacciante. Nel senso io uccido perché loro sono felici. Esatto. Almeno per chi è felice. Almeno per chi è felice è poco rassicurante e soprattutto ci fa capire come appunto ci siano delle forme di frustrazione, di rancori covati, ovviamente non compresi da altri, che non hanno niente a che vedere, ahimè, con l'infermità di mente, secondo me nemmeno parziale, e che purtroppo fanno parte dell'essere umano. La chiave di volta è stata la perdita di quegli appunti, sì, ecco, a Lecce
e del ragazzo che li lascia nel marciapiede, non se ne accorge, però lui si era mascherato, si era incappucciato, aveva fatto una sorta di programmazione. Sì, in questo programma folle, diabolico, poi non gliene è andata bene una, perché ho visto, ha perso i pizzini, i foglietti che dovevano servire da istruzioni. Dove aveva programmato tutto. Del delitto perfetto, quindi si era scritto cosa doveva pulire, che doveva torturare le vittime, legarle. La candeggina per pulire l'appartamento. La soda, poi aveva, voleva bollire perché lui si sentiva evidentemente anche un po' un serial killer, aveva visto troppi film, però il problema è che poi addirittura questo povero ragazzo è stato aggredito, era in cucina una fidanzata, è riuscito a togliere il cappuccio perché si è spaventato e quindi l'ha anche riconosciuto. E poi è diventato un omicidio, una colluttazione, e l'ha ucciso in quel modo. Poi sono arrivati subito a lui perché appunto ha perso anche i fogliettini per terra, questi 5 foglietti su cui si era annotato tutto, e direi lì c'è poco da scoprire. Addirittura aggiungo, vi do un ingrediente in più, che aveva fatto una sorta di controllo della posizione delle telecamere di sorveglianza in tutta l'area intorno all'appartamento dove vivevano il giovane arbitro De Santis. Direi che non ci sono dubbi anche sulla premeditazione in questo caso, cioè direi che è granitica. No? La premeditazione e la preparazione, perché sono due cose un po' diverse, ma in questo caso direi c'è anche tutta la premeditazione. E poi lui voleva agire appunto anche, poi gli è scappato di mano, ma in maniera crudele, no? Perché le voleva legare, le voleva torturare, insomma. Direi che al netto di eventuali accertamenti di incapacità totale o parziale, insomma, è un caso direi di probabile ergastolo. Ecco. L'avvocato Filippo Pellegamba, tornando all'omicidio di Prato, accennava a un discorso economico, perché dalle indiscrezioni sembra che ci fosse una sorta di diatriba per un piccolissimo debito, cioè una non so se si tratta di una sorta di somma di denaro oppure altre cose per le quali si stavano contendendo due, ma non spiega una sera a cena, forse a caccia dei chiarimenti, e il successivo ingresso nell'appartamento del presunto assassino con il coltello in mano. Questo senza dubbio, e non so, ho una sensazione, ma aspetto che mi si chiarisca, se ci fosse anche qualche ambizione da parte di costui nei confronti della compagna della vittima. Questo perché, fino ad ora non è emerso. Questo non è emerso, no, perché mi chiedo, cioè, e questo ce lo dirà anche l'autopsia, come ci diceva il servizio, cioè, vorrei capire se lei è stata, come dire, graziata dall'autore del reato, oppure se è riuscita a sfuggire nonostante la furia omicida, perché sembrerebbe che lei si sia frapposta fra i due e che però, insomma, sia riuscita in qualche modo a cavarsela. Non so, appunto, probabilmente o per merito suo, cioè per la sua capacità di sfuggire, o invece perché, diciamo, quella furia omicida si era un po' placata e che quindi anche un po' abbia un po' anche a che vedere con i rapporti personali. Ma queste sono tutte, diciamo, come, ipotesi che come ovviamente mentre, verranno verificate. Diciamo, il caso di Lecce, appunto, grazie all'interrogatorio reso dal killer, dall'assassino, è, direi, delineato. Qui potrebbe anche essere, se c'erano dei rapporti di credito, che il coltello fosse, che lui si sia recato col coltello, per esempio, per minacciare, per forzare una restituzione o spaventare comunque l'altra persona, e poi ci sia stato. L'autopsia sarà Sì, e anche le dichiarazioni della di lei, cioè, di lei che spiegherà, che si riprenda, certo, in ospedale, che possa perché parlare è ferita gravemente, certo, che spiegherà anche le dinamiche, no, di dare e avere, eventuali altre anche dinamiche passionali o di quanto. Sicuro, cari amici, nella prossima puntata vi daremo notizie anche dell'interrogatorio di garanzia da parte del GIP nei confronti del presunto assassino, che però non ha proferito parola dal primo secondo del suo fermo, quindi non ha mai parlato, quindi non abbiamo assolutamente niente in mano. Assolutamente. Allora, adesso andiamo in pubblicità, abbiamo parlato di due omicidi che per la brutalità sono entrambi molto molto diciamo gravi. Adesso ci trasferiremo dopo il break a Grosseto, perché come sapete Giallo Toscana tutte le settimane sta seguendo il caso della giovane Elena, la ragazza di 17 anni che è scomparsa dal 7 di agosto
da casa sua, non ci sono tracce di lei, e allora faremo un collegamento a Grosseto per capire le ultime notizie con il nostro corrispondente Carlo Sestini. Fra poco a Giallo Toscana. Degli scommettitori, quando scommette lo fa per vincere, quando noi scommettiamo lo facciamo per perdere, in maniera inconscia. Io non c'è momento in cui mi sento più vivo, come quando il croupier mi toglie le fish dal tavolo, non quando me le dà, e sapete bene di cosa sto parlando, perché abbiamo sempre bisogno di ricordare a noi stessi che siamo vivi. Leon, il tuo problema non è scommettere, è questo cazzo di bisogno che hai di provare qualcosa per convincere te stesso che esisti. Questo è il problema. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Dopo una giornata di lavoro pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone. Progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già. Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Eccoci tornati in studio a Giallo Toscana. Il nostro terzo caso, come vi abbiamo detto in apertura, Elena, la giovane ragazza di 17 anni, scomparsa ormai dai primi di agosto da Grosseto, non si trova, è scomparsa nel nulla, la famiglia è disperata, gli inquirenti stanno lavorando su un allontanamento volontario, ma la famiglia invece non, dice che non può essere così e che quindi gli scenari possono essere diversi. Noi, per capire a oggi qual è la situazione e soprattutto chiedere a Carlo Sestini, collegato a Skype con noi da Grosseto, se ci sono novità, eccolo qua. Buonasera Carlo e grazie di essere a Giallo Toscana. Buonasera Vittorio, buonasera anche agli ospiti e buonasera ai telespettatori. Buonasera. Allora, qual è la situazione? Poi gli avvocati Bellagamba e Manzo ti ingaggeranno su numerose domande. Prego, a che punto siamo? Allora, dunque, la situazione, io ho contattato la madre, però è in silenzio stampa, quindi l'avvocato le ha consigliato di non parlare. Io ho provato a contattare anche l'avvocato della famiglia, però non ho avuto nessuna notizia nuova. La situazione è quella che, insomma, avete seguito e letto anche
avete potuto seguire anche dall'intervista che la mamma ci ha rilasciato a casa esatto. di Elena, quindi nella loro abitazione. Gli elementi nuovi era stata vista probabilmente a Diano Marina, qualcuno l'aveva vista a Diano Marina dopo che era uscita l'intervista a chi l'ha visto, qualcuno potrebbe aver riconosciuto Elena, quindi siamo in Liguria naturalmente, però non ci sono state conferme. C'è un po' di indiscrezioni, perlomeno per quanto concerne ciò che pare la ragazza abbia inviato al fidanzato, all'allora fidanzato. Che non è più, vero? Ce lo confermi, Carlo? Che non è più il suo fidanzato da un mese circa prima della scomparsa. L'ex fidanzato, no? certo, sto parlando quello che allora era il suo fidanzato, anche perché la mamma, come avete potuto ascoltare anche dalla intervista che ci ha rilasciato, aveva consigliato alla ragazza di lasciarlo. Esatto. Quindi probabilmente non sappiamo se anche questa situazione può aver influito sulle decisioni della ragazza. La cosa è che dicevo, sul cellulare la polizia ha fatto delle ricerche, hanno ritrovato dei messaggi che peraltro non erano stati comunicati alla famiglia, quindi la mamma si è un po' anche risentita di questo aspetto. E poi sono venute fuori quelle foto intime che la ragazza dovrebbe avere, anzi ha inviato a una persona, e i genitori temono appunto che la ragazza probabilmente possa aver avuto un appuntamento con qualcuno, probabilmente un adulto, non si sa, conosciuto su internet, questa è un'altra domanda. Ti chiedo una precisazione, Carlo, queste foto particolari antecedenti alla scomparsa o nei giorni successivi? Perché questo sarebbe un dato interessante. Questo non lo sappiamo se sono antecedenti o se sono successive. Una cosa è certa, il cellulare lei non ce l'aveva perché esatto. lo ha lasciato a casa, quindi il suo cellulare non è praticamente stato utilizzato perché è rimasto dove lei lo aveva lasciato. In casa con tutti gli effetti personali. Esatto, l'unica cosa che ha preso è stato quel famoso vestito di lamè con cui è uscita e poi null'altro, quindi anche lì è stato veramente una situazione di grande, come posso dire, è un giallo a tutti gli effetti, perché non si capisce come una ragazzina di 17 anni possa uscire lasciando la porta semichiusa, come avete poi sentito anche direttamente dalle parole della madre, sgattaiolata fuori, la pochette che ha preso, la pochette della mamma, insomma, e poi da lì non si sa più nulla. Ecco io dicevo, probabilmente... Sì, Carlo, ci sono delle domande... Potrebbero dei... aver visto... Sì? Prego, prego. Ecco, c'è una cosa nuova. I vicini potrebbero aver visto un'auto scura, probabilmente un Opel, si parla di un Opel. Non si sa perché questa auto era stata vista dai vicini qualche giorno prima della scomparsa di Elena e l'avevano vista rincasare appunto uscendo da questa vettura di colore scuro. Questo è un dato interessante. Questo è una domanda da $1 milione perché non si sa se è questo famoso uomo, fantomatico uomo che ha ricevuto anche le foto di Elena, queste foto un po' insomma in déshabillé. Elena pare abbia raccontato a qualcuno che avrebbe voluto raggiungere il padre, però il padre in realtà vive a Grosseto in via Lombardia dove viveva Elena, quindi il papà, quello vero, era a casa con Elena, con la mamma Maria e il fratellino. Quindi anche qui
Carlo, ci sono domande dei nostri ospiti. Chi vuole iniziare? Ma io... Massimiliano Manzo. Buonasera, avvocato Manzo. No, io... Buonasera. Oh, buonasera, salve. Io, allora, una mia, diciamo, idea che però rimane graniti al netto di tutte le novità, cioè che lei non si sia voluta allontanare se non per poco tempo volontariamente. Quindi io sono, diciamo, ma questa è una mia convinzione, che non ci sia una fuga, anche perché una ragazza non ho visto motivi almeno noti di attrito così forte con i familiari per non dare nemmeno un segno e mandare un messaggio e dire dopo sarebbe dovuta andare al mare. Sono viva, non ha preso i soldi, non ha preso il cellulare, tutte le solite cose che mi fanno pensare che qualificarlo o rubricarlo come allontanamento volontario sia un pochino senza senso in questa fase. Ecco, chiedevo se quel voglio andare da mio padre, mi pare, che perché è stato citato, non so se bene o male, dai giornali con mio padre con un apostrofo come abbreviato, volevo capire se può avere un'interpretazione alternativa, cioè perché il padre è sicuramente quello lì a casa che è con loro e che insieme alla madre sta cercando questa ragazza, ma ci sono dubbi su una paternità naturale diversa? Aveva una persona molto più grande che frequentava, che potrebbe trovarsi all'estero? Cioè, questi sono i canali che secondo me devono sviluppare, no? Un pochino. Carlo? Sì, no, ma sicuramente c'è della verità in quello che dice l'avvocato, perché 2 anni fa è accaduto un fatto, quando la ragazza appunto aveva 15 anni, oggi ne ha 17, probabilmente lei era stata già agganciata da qualcuno anche online, con molta probabilità. I genitori avevano scoperto, la madre anzi aveva scoperto questa cosa e lei si era allontanata da casa, ma poco dopo era stata ritrovata. E forse proprio per questa ragione non sono partite immediatamente le indagini, cioè non c'è stato subito un'azione magari più immediata che avrebbe forse permesso di trovare delle tracce più significative. Hanno pensato a una sorta di recidiva dell'allontanamento. Probabilmente, ecco, sì. Credo che si debba percorrere quella strada di capire bene chi c'è dietro questa figura. Ecco. L'avvocato Bellagamba. Sì, ciao, buonasera. Io avevo soltanto... Buonasera, avvocato. Inizialmente avevo una domanda, in realtà poi... Forse mi sono già risposto, però te la chiedo lo stesso. Cioè, a me pare assolutamente che la pista sia questa, non mi pare ci siano dubbi sul fatto che ci possa essere qualche contatto correlato all'allontanamento, chiamiamolo come vogliamo. O alla scomparsa. O alla scomparsa, ecco, tra le foto e la scomparsa mi pare ci sia un collegamento quasi inesorabile. Però chiedevo a te se tu avevi avuto la sensazione invece che la madre, da cuore di madre, nutrisse dei sospetti verso l'ex fidanzato, al di là di consigliarla di porre fine a quella storia, se poi a lei aveva avuto questa sensazione che l'ex fidanzato potesse avere a che fare con l'allontanamento / scomparsa della figlia. All'inizio sì, perché lei ha cercato anche dei contatti con lui e con la madre di lui. Però non ci sono stati questi contatti, quindi non so per quale ragione, se le forze dell'ordine avevano imposto al ragazzo di non parlare con la signora Maria, non so le ragioni per cui, ecco, non ci sono stati questi contatti che erano stati proprio cercati dalla signora Maria per riuscire in qualche maniera a poter ricostruire anche attraverso l'aiuto del fidanzato le possibili mosse che Elena ha fatto. Ecco, no, per concludere sempre su questa domanda, che tu sappia, lei suggeriva alla figlia di porre fine a questa storia perché c'erano state normali litigi, un rapporto non andava, o c'era stato qualcosa di più? Come lei ci ha detto anche nell'intervista, era un ragazzo che imponeva molto la sua volontà.
addirittura vabbè, sceglieva anche gli, voleva vedere gli abiti che lei indossava per uscire o per andare a scuola, quindi insomma era un po' possessivo, diciamo. Come posso dire, una frequentazione molto molto oppressiva. Molto oppressiva, ho capito, grazie. Ecco, mi interessa una cosa, Carlo, perché forse può essere utile nel tentativo di capire e di ricostruire. Quando si era allontanato, tu hai citato quell'evento, quanto tempo era stata fuori di casa? Cioè, molti giorni, pochi giorni? Parlano di pochi giorni, sì. E qui invece adesso parlando dal 7 di agosto. Non c'è stata una tempistica, è stata venne ritrovata poco dopo. E forse questo fatto, come ti ho detto prima, è stato un po' l'elemento che ha fatto partire leggermente in ritardo poi la ricerca. Adesso siamo quasi a due mesi. Scusami ormai, perché questo è un elemento, almeno io non conoscevo questo, di un allontanamento pregresso. Chiedo, era tornata da sola o era stata ritrovata? No, era stata ritrovata. Era stata ritrovata. Ecco, e dove era stata ritrovata? Questo non lo so. Sarebbe interessante, però ovviamente bisognerebbe avere i genitori qua e fare delle domande, non solo se era stata ritrovata, ma anche dove era stata ritrovata. E poi io ripeto, devono secondo me. Prego Carlo, prego. No, dicevo, peraltro questo fatto della, diciamo, fuga di un paio di anni fa è venuta fuori poco fa, recentemente. Quindi è una notizia di pochi giorni fa, sì. Poi ecco un altro elemento. C'è stata, ecco, anche la mamma quando l'ho intervistato non mi ha raccontato questo fatto. Allora c'è un'ultima domanda, credo, di Manzo e poi salutiamo Carlo. Prego. Poi ecco l'ultima, lo richiedo perché per me è importante. Non ci sono, a parte quella cosa del fidanzato, che però mi pare sia risolta perché è un ex, no? E questo mi pare sia confermato. Sì. Non ci sono stati motivi, a parte questo allontanamento vecchio, di litigi molto forti con i genitori, da quello che è emerso a voi? Allora, la mamma sicuramente per difendere la figlia, per tutelarla in ogni senso, ha sempre avuto un atteggiamento molto protettivo nei confronti della ragazza. Una ragazza forse anche come carattere un po' ribelle, però molto, come posso dire, rispettosa anche dell'autorità genitoriale. E questo è importante. E non so se questo fatto poi ha scatenato qualcosa in lei come gesto anche di reazione, non lo so, però sicuramente la mamma ha un carattere molto forte e soprattutto vuole dare un'impostazione ben precisa alla figlia. Allora, stiamo già sforando in questo blocco, ma c'è tempo anche, chiedo aiuto a Giovanni Testa per pochi secondi, per un'ultima domanda a Carlo. Adesso che sta succedendo, Carlo, le indagini proseguono oppure possiamo dire in gergo si sono un po' smorzate proprio per il discorso dell'allontanamento volontario? Ma ho visto che ancora stanno facendo, naturalmente le indagini stanno proseguendo. Il fatto che, per esempio, la mamma oggi contattata da me mi ha chiesto appunto di non telefonarle perché non mi avrebbe rilasciato alcuna intervista o dichiarazione per quello che le ha detto il suo legale, insomma, mi sembra evidente che probabilmente stanno cercando un po' di forzare forse le indagini in maniera ancora più evidente per dare una risposta a questo quesito, che è veramente un giallo a tutti gli effetti, perché non si capisce dove Elena sia andata a finire. Ma come tu vedi, Carlo, noi tutte le settimane, perché non è che abbiamo preso a cuore un caso, ma mi sembra che, al contrario di tanti altri avvenimenti, di tante altre scomparse, diciamo che si sia lavorato e raccontato un po' troppo sotto traccia di questa scomparsa di una ragazzina di 17 anni. Fra poco, il 7 di ottobre, saranno due mesi, quindi bisogna stare in prima linea per raccontare, ci auguriamo, nei prossimi giorni
delle buone notizie. Grazie Carlo, so che tu continuerai a monitorare questa situazione per il nostro telegiornale e per Giallo Toscana. Certo. Grazie, non escludo magari la prossima volta, se riesco, non con la mamma ma magari con il legale. Ecco, questo sarebbe molto importante. E poi ti lancio in diretta, così i nostri telespettatori lo sentono, di ritrovarci magari anche all'esterno dell'abitazione dove vive la famiglia di Elena, per capire com'è questa via Lombardia, come si sviluppa, diciamo, la strada, il marciapiede, per capire che cosa può essere accaduto in quei minuti successivi alle 20, quando la ragazza è scesa in strada. Grazie Carlo e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a Carlo, buonasera. E grazie per gli spettatori. Il prezioso Carlo Sestini in diretta con noi da Grosseto e ci ha seguito e ci ha raccontato, purtroppo aggiungo io Filippo, di molte vicende diciamo di sangue, perché è stato con noi, insieme a noi, anche durante la vicenda di Rio Torto, l'omicidio della signora che è stata ritrovata dentro un sacco a pelo sulla via Vecchia Aurelia, di cui ancora, purtroppo aggiungo io, non ci sono aggiornamenti. Abbiamo sforato di molto, lo recupereremo nell'ultimo blocco insieme a Filippo Bellagamba e a Massimiliano Manzo. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Bene, eccoci tornati in studio per l'ultimo blocco di Giallo Toscana. Abbiamo sentito le ultime notizie da Grosseto. Volevo una ultima riflessione dall'avvocato Bellagamba. Che cosa si può fare per di smuovere? Mi sono, è stato molto è utile. Tutto in mano a questa ragazza, secondo te? Ma io direi che è molto, molto feconda questa pista, almeno così la vedo io, derivante da queste foto. Non ho capito bene se il destinatario delle foto è stato identificato o meno, non ce l'ha detto. Glielo chiederemo a Carlo la prossima settimana. Da questo colloquio, il fatto che ci fosse questa macchina, il fatto che ci fosse questo contatto molto intimo, molto personale, ci dà un'idea della possibilità che ci sia qualche, cioè che almeno questa persona sappia qualcosa di più di quello che noi sappiamo adesso. E quindi, fossi gli inquirenti, perseguirei con forza, con tenacia questa strada, perché mi pare che sia anche collegabile forse a un modo, diciamo, a un tipo di relazione che poteva esserci stata già in passato, cioè il fatto che fosse già allontanata, il fatto che sia stata ritrovata, che avesse dei contatti online. Sì, però insomma vuol dire che questa ragazza aveva, come dire, delle relazioni interpersonali che potevano magari nascere su internet e che poi in questo caso non so in che modo credo che l'inoltro delle fotografie riesca poi a portare, no? Perché non credo abbiano usato il contatto, no? Ma poi non credo abbiano usato dei meccanismi. Io ora sto seguendo un caso dove era tutto molto criptato e quindi c'erano dei blocchi, ma qui credo che insomma questo inoltro di fotografie a questa persona sia stato abbastanza libero, quindi un perito informatico dovrebbe risalire al destinatario di queste immagini, che è uno spunto fondamentale. Allora, e poi ecco, credo che la ragazza abbiamo di nuovo le immagini di Elena. Credo che la ragazza, se è viva e se non è completamente isolata dai mezzi di comunicazione, sappia il dolore di questi genitori, e quello che non capisco è perché appunto, se è viva, non dia un segnale. Quindi potrebbe essere o completamente impossibilitata a rispondere o purtroppo non essere più viva. Allora chiudiamo il caso con ancora la foto, se Giovanni Testa ci aiuta, della ragazza, perché come sempre facciamo, e facciamo il solito importante appello
a coloro che ci seguono da casa, chiunque avesse notizie, informazioni, ci sono stati un paio di avvistamenti nelle ultime settimane, ma non ci sono stati, diciamo, conferme concrete. Questa è queste sono le due foto di Elena Miruna Nanteanu, soprattutto quella di destra con questo abitino, in questa paglietta argentata, che avrebbe indossato, anzi che indossa la ragazza quando esce in quel venerdì 7 di agosto, intorno alle 20, dalla sua abitazione in via Lombardia a Grosseto. Grazie, allora attendiamo anche noi notizie. Cambiamo titolo, perché per molte settimane, Filippo Bellagamba se lo ricorda, abbiamo parlato di questa sorta di diciamo prolungamento delle indagini sui duplici delitti del mostro di Firenze. Attendevamo le decisioni del giudice per quanto riguarda le richieste di archiviazione dell'accusa oppure della difesa con l'avvocato Vieri Andreani sul fatto che bisognava proseguire le indagini nei confronti di Giampiero Vigilanti, l'ex legionario, e c'è tutto il nodo che noi abbiamo discusso, Filippo, sulla famosa orma ritrovata a Travalle di Calenzano, duplice delitto 81, ci sarebbe un'orma anche a Scopeti, però il giudice ha preso tempo, perché? No, è una prassi nell'ordinamento giudiziario, anche, soprattutto a Firenze, di questo ne sono certo, quando ci sono delle richieste di archiviazione c'è un'opposizione alla richiesta di archiviazione, cioè l'opposizione che viene formulata dal difensore della persona che si ritiene essere persona offesa, il giudice si riserva, cioè prende del tempo e poi comunica la sua decisione in cancelleria, quindi di solito i tempi sono piuttosto rapidi, non sempre è così, non c'è un termine perentorio, ma diciamo nel giro di una settimana, 10 giorni, dovremo sapere qual è la valutazione, che io continuo a dire sarà quella di archiviazione. L'uomo è di Prato, ma in questo momento vive in una comunità, perché aveva nel frattempo Massimiliano Manzo ricevuto una ordinanza di allontanamento da parte della moglie per delle percosse, per delle violenze nei confronti della moglie. Sì, sono ordinanze che vengono spesso applicate nei casi di maltrattamenti, è proprio una misura cautelare tesa a evitare che possano verificarsi nuovi episodi di maltrattamento. Anch'io devo dire su questo caso credo che poi verrà archiviato. Il fatto che ci sia una riserva temporale è normale addirittura in procedimenti molto modesti, perché il giudice per le indagini preliminari fa diverse udienze, poi se le guardano di solito con una certa calma per poter anche prendere la decisione più mirata. Il collegamento di cui abbiamo parlato 2 settimane fa, cioè la famosa orma di Travalle, che secondo le indagini del pool dell'avvocato Andriani si ricondurrebbero a uno stivale militare, stivale francese, complicano la cosa oppure secondo te è troppo debole, diciamo, questo indizio? Potrebbe essere un indizio, forse andava valutato molti anni fa, poteva essere un indizio interessante e diciamo anche abbastanza probante, però abbiamo anche spesso detto come sono state fatte, no? Lì le indagini. Eccolo all'inizio. Qua. Qui siamo a Travalle di Calenzano. E quindi anche i reperti, perché poi sulla scena dei terribili delitti c'era stato un discreto via vai, potrebbe essere lo stivale di una guardia forestale, di un vigile del fuoco o di qualcuno che comunque si è recato all'epoca nel luogo e non essere in alcun modo riferibile a un militare o un legionario. Ecco, avvocato Bellagamba, questa è una foto proprio della scena del crimine, sì. Poche ore dopo il ritrovamento dei corpi, ci sono molte persone, sì, ecco, come la valuti questa Ma situazione? Ma io te l'ho detto, qui vedo, sono molto scettico, c'è una contaminazione del luogo evidente, c'è una sovrapposizione di persone, di tracce, c'è un collegamento, però lo vedo tenue, insomma, per andare a fare un dibattimento. Ecco, mi sembra sinceramente elementi molto fragili e rimango appunto convinto, ovviamente se vengo smentito sarò pronto a riconoscerlo, che il giudice si determinerà nel senso di chiudere il procedimento. Peraltro ai fini dell'ammissibilità, a parte questo discorso anche dell'impronta, ma vorrei capire anche se è solo l'impronta delle nuove indagini, perché insomma da lì secondo me si arriva bene a poco, non so se ci sono altre indagini. Il castello evidentemente sul quale la sta lavorando
la difesa dei due turisti francesi, anche perché diciamo, è molto più ampia, diciamo la verità, si può dire tutto, ci sono stati degli errori, ne abbiamo parlato tante volte, però mi sembra che la procura si sia mai tirata indietro a tutta una serie di accertamenti o di percorsi anche alcune volte difficili. Si citava prima il caso del farmacista di San Casciano, insomma erano strade veramente in salita e la procura non ha avuto paura di percorrere, ecco, quindi in questo caso non mi sembra ci sia mai stato trascuratezza nel... Questo provvedimento riguarda anche un'altra persona, un medico, si chiama Francesco Caccamo, di cui tutti parlano dicendo che la sua posizione è debolissima, cioè sarebbe anche molto diversa nei confronti dello stesso Vigilanti. Ma vediamo, vediamo intanto cosa decide su Vigilanti. E poi sei ancora più debole. E poi no, vedremo. No, ti chiedo, te da docente anche, quando sento che la pubblica accusa chiede un'archiviazione, non è un passo così comune, semplice e facile, no? Per, sì, no, un, certo, per no, un PM. È anche vero che la richiesta di archiviazione può essere ribaltata, eh? Cioè il giudice decide se archiviare o meno un procedimento e a volte l'opposizione della persona offesa ha un suo effetto. Però ecco, certamente, come diceva Massimiliano, le richieste di archiviazione di un procedimento così delicato, come che evoca una delle stagioni più terribili, almeno a Firenze e dintorni, evidentemente ci sarà stata una valutazione ponderata e quindi chiedere l'archiviazione... Anche un dossier di documenti presentati, esatto, per esempio dai difensori dei francesi. Esattamente. E anche il peso di tanta sofferenza che sono tanti anni che sporciano dietro, esatto, queste terribili storie, no? Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Giallo Toscana. Io ringrazio Filippo Belagamba, grazie di essere stato con noi, insieme a Massimiliano Manzo, grazie a i tutti nostri voi. Due avvocati della squadra di Giallo Toscana. Appuntamento alla prossima settimana, come vedete ci saranno molti aggiornamenti sui quali dovremo riflettere e commentare. Benissimo, grazie di essere stati con noi, alla prossima puntata.